l'aspetto fondamentale che bisogna mettere a fuoco, che l'aumento del livello di stress produce degli effetti differenti in relazione alla tipologia di motore mentale. Ciao a tutti, eccoci alla seconda puntata della rubrica Lo psicologo risponde. Come già detto la volta passata, abbiamo pensato di creare e di dare la possibilità di dirci dei vostri dubbi, delle vostre domande relative alla psicologia sportiva connessa alla corsa e al podismo. Le potete, come sempre, scrivere qua sotto. Noi vi promettiamo che proveremo a rispondere a tutte le domande. Già nel video passato ce ne avete fatte più di una. Piano piano vi assicuriamo che risponderemo a tutte quante le domande. La prima domanda che abbiamo scelto è di Gino Foschini. Gino mi ha chiesto un aspetto molto interessante legato alla psicologia in corsa. In pratica, Gino riferisce di arrivare al traguardo con ancora energia da spendere, quindi quando taglia il traguardo ha la sensazione di poter ancora dare qualcosa, di non avere dato tutto. Chiede quindi Gino se questa tendenza a non rischiare, a non spingere a fondo, a non premere a fondo sul pedale dell'acceleratore, sia dovuto a dei suoi limiti mentali o a una strategia conservativa. Come prima cosa che mi è venuta in mente, mi piacerebbe collegarmi all'ambito economico. Se avete provato ad andare in banca per fare un piccolo investimento a livello finanziario, una pratica normale è dividere gli investitori in profili di rischio, ovvero in quanto sono propensi a rischiare, ad amare il rischio. Ci sono delle persone che amano il rischio, quindi tenderanno a investire in titoli molto rischiosi, e persone che preferiscono degli investimenti molto più sicuri. Non esiste una strategia migliore e una peggiore. Chiaramente in ogni strategia ci sono dei punti di forza e dei punti di debolezza. Se una persona opta per una strategia ad alto rischio, la possibilità di perdere i propri soldi è molto alta, ma nel caso in cui dovesse azzeccare l'investimento guadagnerà parecchi soldi. Una strategia a basso rischio permette di guadagnare pochi soldi, ma con un buon livello di sicurezza. Così è anche per la psicologia del podista. Ci sono dei podisti che amano il rischio e podisti che lo apprezzano di meno. Probabilmente Gino è un podista che apprezza poco il rischio in corsa, ovvero opta per una strategia più conservativa. Una strategia più conservativa riduce la possibilità di saltare, quindi la probabilità di arrivare al traguardo è molto molto alta. Dall'altra parte, la chance di ottenere il miglior risultato possibile si riduce. Di contro, un podista che ama il rischio spingerà al massimo, cercherà di ottenere il meglio da se stesso. Il rischio di saltare, quindi di non finire la competizione, sarà molto alto. Però se dovesse azzeccare la giornata, essersi allenato al meglio e se si dovessero incastrare una serie di variabili, probabilmente ha una probabilità più alta di ottenere il miglior risultato possibile. Una premessa che non ho fatto: è difficile dare una risposta puntuale che si adatti su Gino. Io dovrei conoscere Gino e chiacchierare un po' con lui, conoscerlo, per poter dare una risposta ponderata e il più possibile corretta. In questo caso tenderò a dare delle risposte generiche, come sto già facendo. Quindi non prendete per verità assoluta quelle che sto dicendo.
sono semplicemente delle riflessioni che secondo me possono aiutare a comprendere questa determinata questione. Il secondo spunto che vi propongo si collega a un modello che ho presentato nel mio libro. Il libro si intitola Stress e Performance Atletica. All'interno di questo volume spiego come i livelli di stress influenzino il nostro livello prestativo, ovvero la bontà della nostra performance. Perché all'aumentare dello stress le performance di ogni atleta variano. All'interno del volume io spiego come esista il concetto di motore mentale, ovvero ci siano tre tipologie principali di atleti che io ho chiamato motore a benzina, motore a gas e motore a diesel. Questi motori hanno delle caratteristiche e ottengono dei risultati differenti, modulando in maniera differente lo stress. Per spiegare come funzionano i diversi modelli, utilizzo un piano cartesiano come questo. Sull'asse orizzontale indico il livello di stress, qua lo stress è basso, man mano che mi muovo verso la mia sinistra, lo stress aumenta e diventa sempre più alto. Sull'asse verticale c'è la performance, qua il livello di performance, quindi i risultati che andremo a ottenere, è basso, man mano che salgo diventa sempre più alto. Se andiamo a intersecare queste due variabili, si formerà una curva specifica. Questa curva è quella del motore a benzina. Vediamo che le performance più alte si ottengono a livelli intermedi di stress. Nel grafico che vediamo dietro, questo è il motore a diesel. Le performance più alte si ottengono, performance più alte si ottengono a livelli alti di stress. In questo ulteriore grafico, che è il motore a gas, vediamo che le performance più alte si ottengono a livelli bassi di stress. Io, non conoscendo Gino, non so dire quale tipologia di motore mentale lui abbia e a quale categoria appartiene. Questo non lo so dire. Quindi non so definire se appartenga a questo grafico, questo grafico o questo grafico. Quello che posso dire attraverso la sua domanda è che lui non ottiene il massimo delle sue performance, sente di poter dare un po' di più. Quindi, se fosse un motore a diesel, ovvero questo grafico, Gino correrebbe a questo livello di stress che gli permette di ottenere questo livello di performance. Ovvero avrebbe la possibilità di aumentare ancora un po' la performance, quindi in questo caso aumentando il livello di stress otterrebbe una performance migliore. Nei tre grafici ho fatto la stessa operazione, ovvero anche qui c'è la possibilità di aumentare un po' il livello prestativo aumentando il livello di stress. Anche qui posso aumentare il livello prestativo aumentando un po' il livello di stress. Quindi l'operazione in tutti e tre questi grafici è aumentare un po' il livello di stress per aumentare la prestazione. Qual è l'aspetto fondamentale e che bisogna mettere a fuoco? Che l'aumento del livello di stress produce degli effetti differenti in relazione alla tipologia di motore mentale. Perché? Perché se Gino fosse un motore a diesel, un aumento di stress garantirebbe molto gioco, avrebbe tutta questa fase per ottenere dei risultati maggiori. Quindi se fosse Gino un motore a diesel, io gli suggerirei, senza particolari patemi, di aumentare il livello di stress, quindi di caricarsi un po' di più, di ricercare degli stimoli che lo motivino ulteriormente. Se fosse un motore a benzina, ovvero questo grafico, Gino otterrebbe sicuramente un beneficio, avrebbe
un po' di gioco, quindi anche un gioco moderato nel migliorare i propri risultati, senza incorrere necessariamente in questo calo seguente. Quindi avrebbe sicuramente maggiori rischi a rischiare di più rispetto a un motore diesel, ma comunque potrebbe correre questo rischio, quindi optare per questa possibilità. Se fosse invece un motore a gas, la questione sarebbe differente perché avrebbe sì un miglioramento prestativo aumentando il livello di stress, ma il rischio di incorrere in una riduzione prestativa e quindi nel vedere scemare le proprie competenze sarebbe molto molto più alto. Quindi vediamo che allo stesso livello prestativo, la stessa performance, si presentano tre contesti completamente differenti. Quello che suggerisco sempre per ogni atleta è di identificare il proprio motore mentale. So che faccio un po' di pubblicità, all'interno del libro Stress e Performance Atletica presento proprio questo modello. Chiaramente l'aspetto più complicato poi è capire, oltre a identificare qual è il nostro motore mentale che ci contraddistingue, come funziona al proprio interno il motore mentale. Questo è un compito un po' più complicato, che è difficile fare a livello individuale. Però il primo passo è proprio identificare il proprio motore mentale. So che la risposta che ho dato forse non è pienamente esauriente, ma credo che sia la più onesta che io possa dare. Quindi, ricapitolando, Gino, aumentando un po' il livello di stress, quindi la motivazione, la stimolazione, sicuramente potresti ottenere un miglioramento prestativo e abbassare i tempi. Molto probabilmente hai una propensione per il rischio non molto elevata. Se è giustificata o meno questa tua bassa propensione per il rischio dipende dal motore mentale che ti contraddistingue. Spero di esserti stato utile. Se avete altre domande, altre curiosità, come già sapete, scrivete qua sotto delle domande e vi promettiamo che piano piano risponderemo a tutte quante. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buone corse!